Letterary Festival, una rassegna di incontri con gli autori e di presentazioni di libri che vuole offrire una panoramica quanto più ampia possibile sui talenti locali, scoprendone di nuovi ed incontrandone anche di già affermati, ma anche sulle opere pubblicate da autori di altre province o regioni, per allargare un po' il punto di vista sulla scrittura e conseguentemente sulla lettura il più possibile. Ed è certo un talento affermato quello di Annalisa Rizzo, l'autrice protagonista di questa sera, che andremo a conoscere e scoprire grazie anche alla presenza della professoressa Maria Giuseppina Vincitorio, subito vedete qui seduta alla mia destra, che oltre ad essere dirigente scolastico è anche presidente della società Dante Alighieri per il Comitato di Treviso, impegnata in diverse attività e progetti culturali. Grazie professoressa di essere qui con noi questa sera, è un onore per noi averla qui. Darà un valore aggiunto a questa serata che si preannuncia davvero ricca e stimolante. Questo anche perché, oltre ad Annalisa e alla professoressa Vincitorio, come potete vedere, avremo la presenza anche di Samantha Rossetti, la pianista, che accompagnerà le rappresentanti collaboratrici dell'associazione Voci di Carta, Laura Voltan e Michela Gambillara. Laura e Michela, appunto, che assieme andranno alla scoperta dei contenuti del libro Quando la sabbia diventa neve, un'autopubblicazione di Annalisa Rizzo, ancora del 2018, ma ancora tutta da scoprire, diciamo la verità. Allora, Annalisa, come molti altri autori partecipanti a questo festival, ha aspettato pazientemente che arrivasse il suo turno, perché lo sapete, il festival prevede circa una ventina di incontri all'anno, suddivisi tra estate ed inverno, ma sono molti di più gli autori che ci contattano e che devono quindi aspettare il proprio momento. In questi mesi di attesa, con molti di loro si crea un legame speciale, un legame che inizia da un livello professionale e si trasforma in qualcosa di molto più simile ad un'amicizia, piuttosto che una semplice collaborazione. È il caso di Annalisa, che probabilmente, per aiutarmi anche a conoscerla meglio, non mi ha mai negato confidenze, confessioni, aneddoti sulla sua vita, che ritroveremo anche elaborati e sintetizzati nelle sue riflessioni in prosa, quelle che andremo proprio a sentire e a scoprire stasera. Che dire, una donna apparentemente semplice, sicuramente modesta, ma anche scaltra, reattiva, dal carattere forte e sicuramente appassionato. Organizzatrice di eventi, anche lei tra l'altro mi riempie di consigli e di suggerimenti, poliedrica, o come si usa dire adesso, multitasking. Negli anni '80 fece pure la modella Roberto Ios, giornalista del Gazzettino, pittore goriziano, di cui è presente una sua tela intitolata Il giudizio dell'amore, proprio qui a Mestre, nella chiesa di San Giuseppe, ed è un piccolo particolare che ci tenevamo a farvi conoscere questa sera. Credo di essermi ormai dilungata anche troppo, quindi io vi ringrazio di essere qui, saluto anche il pubblico che ci sta seguendo da casa, grazie a Chico di Mestre Mia, sempre presente con noi per poter arrivare anche a casa delle persone che non possono partecipare di persona, e passo la parola alla professoressa Vincitorio, che continuerà a parlarvi di Annalisa e della sua opera. Buon ascolto e buon proseguimento di serata. Bene, buonasera e grazie per l'invito. Ed è davvero un piacere per me avere l'opportunità di presentare il libro, io le chiamo Poesie, poi verificheremo perché, di Annalisa Rizzo, che ho avuto modo di conoscere da tempo come donna e successivamente anche come scrittrice. La sua è una personalità poliedrica, dicevamo prima, che si esprime, come abbiamo sentito, nella varietà di lavori e mansioni svolte negli anni e che si riflette nella sua scrittura.
nelle sue liriche che descrivono stati d'animo, situazioni personali, emozioni profonde e autentiche. Chi è Annalisa Rizzo? Quanto di lei rivelano le sue liriche? Con lei, e ci auguriamo di poter comunicare e condividere anche con voi, faremo un emozionante viaggio alla scoperta di sensazioni, stati d'animo, sentimenti. Un viaggio attraverso la sua scrittura, una scrittura rotta, volutamente non in rima, quasi strappata, che allude alla discontinuità e agli intervalli della vita. Il libro che presentiamo appunto è un'opera prima ed è pubblicato e è stato presentato per la prima volta nel 2020 a Treviso in piena pandemia. Allora la prima domanda è quando è nata l'idea di raccogliere le poesie e pubblicarle? Come mai? Quali emozioni, quali riflessioni l'hanno portata a scegliere la poesia come forma espressiva? E so che ce ne sono altre di poesie oltre quelle raccolte in questo libro, parliamo dopo. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. E com'è nata? Non è nata, è innata. Nel senso che io fin da piccolissima, già alle elementari, io porto sempre questo esempio anche alle altre presentazioni, ho fatto anche due interviste in radio negli ultimi 20 giorni e dico sempre questa cosa. A un certo punto nella prima elementare scrissi un tema, un tema che girò tutta la scuola e mia mamma fu chiamata perché la maestra chiese a mia mamma se dove avevo preso, avevo 6 anni, ne ho ancora compiuti perché sono nata a dicembre, dove avevo preso tutta l'idea di quella storia, se l'avevo sentita in famiglia. Mia mamma disse no, guardi, io devo ancora leggere il tema, non so nemmeno che, di cosa parli e di cosa tratti. E quindi la maestra dice, beh, questa ragazzina un domani forse avrà un futuro con la scrittura. Infatti io a parole non sono tanto brava, mi scuso se ogni tanto sbaglierò qualcosa, però se prendo una penna in mano, non so, anche in una notte scrivo un libro, per dire, ecco. E quindi questa cosa è nata, a un certo momento ha preso piede quando, con la pubertà, quel passaggio da ragazzina a donna, io ho cominciato a mettere nero su bianco le mie emozioni. E quindi dopo mettevo via i fogli, ho detto beh qua aumentano sempre di più, ho preso un quaderno, si è riempito il quaderno, quindi sono liriche accumulate anche, che dopo di fatti qui alcune sono state, ho dovuto sì, modernizzarle e adattarle ai giorni nostri e basta. Poi aspettavo il momento giusto per darle in pasto al pubblico. Perché la chiave, diciamo, di tutto, appunto, sono queste emozioni che sono tue e poi di colpo diventano di tutti, perché nel momento in cui pubblichi, appunto, lo dice la parola stessa, diventano pubbliche. Per cui io lì ci ho messo un po' di anni, perché prendevo in mano tutti questi incartamenti, leggevo, li leggevo, chiudevo, dicevo no, mi dispiace, non me la sento, non è il momento. E nel 2017 ho preso in mano questo libro che stava per andare a finire nel 2019, aveva un editore, posso dire tranquillamente il nome, che era il dottor Piazza, di ex sindaco di Silea, Treviso, in provincia di Treviso, però ho dovuto chiudere con Piazza le svelte perché mia mamma purtroppo giorno per giorno peggiorava e io volevo che vedesse questa mia opera prima. Gliel'ho consegnata al 20 dicembre, mia mamma è morta al 31, questo è quanto. Bene, appunto, questa raccolta quindi nasce da una forte esigenza espressiva e un bisogno di tradurre le esperienze della vita e trasformarle in una riflessione anche universale. Una poesia che nasce dal sé per andare verso l'altro, come diceva, fino a coinvolgere il lettore o la lettrice nello stesso vortice di emozioni e sensazioni. E allora cominciamo dal titolo
e so che ne ha parlato in tantissime altre interviste, però è sempre bene fermarci un attimo, perché a me piace tantissimo la copertina e anche molto il titolo, che ha un potere evocativo notevole: la sabbia che diventa neve, tutto trascolora, si confonde, perde i contorni. Allora, come è nato il titolo e anche l'immagine? Il titolo è nato notte dopo notte, appunto, invece che stare svegli come una volta si diceva per amore, io stavo sveglia a pensare al titolo, al libro era là, ma non veniva un titolo che mi convincesse. Poi a un certo momento, una mattina, ho visto questa foto di copertina, che è di Marco Contessa, lo conoscerete perché lavora tanto con Tele Venezia e adesso anche il sindaco pubblica tantissime sue fotografie. È uno dei nostri migliori fotografi, oltre a Rigoni, a Reuter Rigoni. E ho visto questa foto di Marco Contessa, ho detto guarda, è giusto per il mio libro, quando la sabbia diventa neve, ossia quando le emozioni dalle quali uno parte molto coinvolto, pieno di entusiasmo, a un certo momento qualcosa o qualcuno tagliano le gambe e quindi questa sabbia morbida che prima ti accoglieva e dove era piacevole camminare si gela, diventa neve appunto e copre tutta la parte positiva e resta questo freddo, un senso di freddo, un senso anche statico, come si può dire, che non dice niente, passa soltanto proprio questo fattore di staticità e di qualcosa che prima era, come si può dire, ecco, qualcosa che prima scorreva e quindi dava vita, dava una serie di emozioni molteplici, di colpo tutto viene a cadere e ci si trova davanti a questo manto bianco che ricopre ogni cosa e per di più appunto è neve, quindi qualcosa che gela e che ferma ecco, ogni tipo di emozione. Bene. Allora, proviamo ad andare ad aprire il libro, cominciare e analizzare un po', esplorare più che altro i temi che sottendono alle liriche. Parliamo ad esempio del dolore, che in una prima fase non esplode. Il dolore si fa tesoro, esso stesso, e forza. Il dolore che in una prima fase si fa sottile tristezza e rimane nascosto. Quindi dalle liriche emerge una figura di donna che è in bilico tra sofferenza e consapevolezza. Il tormento di una donna dalla sensibilità profondamente amareggiata che si esplica in versi asciutti di una nuda sofferenza che non urla ma mormora. Non si fa tempesta ma nebbia avvolgente che lentamente avanza. E allora qual è il messaggio che, per esempio, poi leggeremo la poesia numero 13, ma il messaggio che c'è nella poesia, questo discorso del dolore che viene un po' anche soffocato? In realtà non c'è un messaggio particolare, non c'è, perché è una cosa semplice, vista come mia personale, dopo chiaro, chiunque può fare la sua e dare la propria chiave di lettura, però anche la poesia che fra un po' andremo a sentire è molto semplice, e breve e anche chiara in ciò che vuole esprimere, per cui non è una sofferenza quasi appunto dignitosa, c'è scritto anche nel testo, è una sofferenza che non cerca nessuna attenzione, non vuole essere egocentrica, è una cosa personale e tale vuole rimanere. Leggiamo allora. Sì, la pagina 13. Il pianto dell'anima non fa rumore,
non disturba, non vuole attenzione. Il pianto dell'anima esce debole, quasi razionale, sofferente, ma dignitoso. Vuoti incolmabili, lasciati da un'assenza dove niente e nessuno porterà mai conforto. Si fa corto il respiro, manca l'aria, questo dolore affiorato che tormenta, è custodito nel suo scrigno, come un tesoro importante, ma non luccica. Ecco, come avete potuto notare, le poesie non hanno titolo. Questo poi ci dirà il perché. Le poesie non hanno titolo perché, secondo la mia personalità, avendo anche pochissima pazienza, io scrivo e poi non è che sto là a guardare la poesia e cerco un titolo adeguato. Per cui anche il secondo libro, che fra un po' andrà in stampa, non hanno titoli. Io metto i primi 3-4 vocaboli o la prima frase, se non è lunga, e quella fa da titolo. Trovo che il titolo è una cosa tutta mia personale, che il titolo sia abbastanza inutile. Ogni verso della poesia potrebbe essere un titolo, io non do titoli. Sì, infatti sono solo numerate. Allora, passiamo al secondo tema di questa raccolta e non possiamo non entrare nel mistero dell'amore, qui descritto nelle sue mille sfaccettature. L'amore è quello che ti avvolge, che si fa passione e che poi finisce e si fa solitudine. Subentra la mancanza, l'attesa diviene passione languida, non condivisa, che crea chimere fuggenti, incapaci di raggiungere improbabili centri di equilibrio. Solo l'inesorabile scorrere del tempo potrà arrecare l'esaurimento impietoso delle passioni, che non è più tumulto, ma solo elegia di ricordi lontani, di frammenti di vita che non ci sono più. I versi semplici ed immediati trasformano noi che leggiamo e ci coinvolgono. È come se le emozioni del poeta si aprissero a viva forza la strada per raggiungere il nostro punto vitale. Nella lirica 18 che andremo ora a leggere, sembra quasi un monito che va oltre l'esperienza personale, un manifesto per tutte le donne. La leggiamo prima e poi ne parliamo, direi. L'amore che non hai per lei non lo troverai tra le pietre del tuo cammino, dove inciampi tra i ricordi e tra i drappi di un passato lento che ritorna vivo ma impotente sulla tua anima incerta. Eppure ti accompagna la mia voce, il mio sorriso, i miei occhi, il carisma del mio corpo, la voglia di noi, soddisfatta mai. Ti logora questo presente, suona il telefono, muto, ti spegni dentro, ti manco e non vuoi più pensare. Non sono così lontana come tu credi, a questo prezzo non paghiamo nemmeno il vuoto dei nostri silenzi, dei nostri perché. Ti sei chiesto, ora, un perché, adesso, che senso avrebbe? Forse è tempo di agire. Troppe le risposte evitate, più delle domande. La vita va scemando nei nostri dubbi, con le nostre incertezze, con una discutibile speranza che qualcuno o qualcosa realizzi per noi il nostro destino. Spegniamo la luce dopo un altro giorno, finito in un posto sbagliato, in un letto sbagliato, mentre i nostri fantasmi vegliano inquieti nella notte.
cosa suggerisce questa poesia anche alle altre donne? Questa poesia è una matassa intricata di situazioni. Suggerisce magari di stare un po' più attente quando si cade, tra virgolette, in una tipologia di amore come questa, perché lì dove c'è una persona già impegnata, che però non è che ti gira le spalle, anzi si lascia coinvolgere, però si lascia coinvolgere fino a lì, fino a un certo punto, poi si ritrae, poi dopo fa qualche passo in più, dopo magari ti illude, così, fino a portarti appunto alla frase ti logra questo presente, è una realtà, perché poi queste situazioni, questi tira e molla, alla fine logorano. Però magari sono anche gli amori migliori, nel senso che sono pieni di passione, anche il solo fatto di essere un amore proibito, di essere un amore che non si può mostrare a chiunque, bisogna stare attenti a come ci si muove, però dentro l'anima il sentimento esiste. Dopo è legato, io dico purtroppo, certi uomini si lasciano legare dalla società, da quello che hanno attorno, e non hanno il coraggio, come dire, di lasciare la persona con la quale stanno per cambiare e andare verso questa nuova avventura con una nuova compagna. E quindi creano questi vuoti che poi vanno a riempire magari di colpo, però alla fine, appunto, come dice il testo, le giornate restano sempre nel posto sbagliato, nel letto sbagliato, e queste due persone che in un certo senso avrebbero dovuto trovarsi in un'altra occasione, hanno questi fantasmi che vegliano inquieti nella notte, ovviamente perché non riescono a darsi una soluzione e non riescono a trovare una strada per risolvere l'intera situazione. Sì, credo che possiamo ritrovarci, ognuno di noi ha sperimentato almeno una volta queste sensazioni e queste emozioni. Un altro tema a cui l'analisa è abbastanza legata è quella della ricerca della propria identità, e che è molto presente, molto forte anche nelle liriche, e appare come un'intima determinazione che la spinge verso una ricerca continua di se stessa e della propria verità, pur confrontandosi con l'altro, al di là delle tempeste, a volte travolta da onde che si agitano furiose. Allora, quanto è importante questa ricerca della verità e della propria identità? Ma credo sia importantissima, perché capire chi si è, io sono arrivata all'età che ho, devo ancora capirlo in certi momenti, e mi trovo un attimo disorientata. Sicuramente non ho mai rinunciato a nessuna esperienza mi si sia presentata nel campo amoroso, e quindi se c'era veramente un sentimento da parte mia, io mi sono buttata sempre e comunque a prescindere, sofferenze o non sofferenze, ho passato quello che dovevo passare, insomma non avevo paura poi di star male o quant'altro, io tentavo, provavo, e quindi cercavo appunto di capire come fosse la mia personalità e dove volessi andare a parare. Sicuramente è una personalità, appunto, come ho appena detto, che non si ferma davanti a niente e che se ci crede prosegue, convinta di non fare del male a nessuno,
forse alla fine il male l'ho fatto a me stessa, evidentemente. Sì, volevo nella prossima lirica che andiamo a leggere, volevo un po' farvi notare, poi ascolteremo, alcune note di carattere linguistico. Non sono mai riuscita a creare miraggi, è un esempio del verso fluido sostenuto da un lessico vivo, materico, che crea suggestioni di forte impatto visivo e immaginifico. L'uso frequente della metafora ci riporta a situazioni reali fortemente colorate e connotate. La sensazione è quella di vivere in atmosfere molto accese e variegate. Infatti, nella lirica ultima che leggeremo, sentiremo aspetto, luccicanti meteore da cogliere al volo, anche se frammentata. Non esistono grigi e neri nelle descrizioni dei sentimenti. Espressioni oniriche si intrecciano con ricordi reali. Attimi d'amore si perdono in fiumi di dolore. E allora leggerei la numero 27. Chi sono, lo sai, anche se non riesco più ad attraversare quei grandi deserti infuocati, gremiti di uccelli neri dal becco di cuoio. Non sono mai riuscita a creare miraggi, sabbia e cielo, sempre gli occhi sfasciati di caldo gelo, cercando nell'anima le ultime gocce di pioggia per poter respirare, sempre, ancora, per te, per te. Molto intensa questa. E allora l'amore può essere anche sofferenza, una sofferenza profonda, e si può anche fuggire dall'amore e sentirsi libera di poterlo fare. Sono le liriche 38 e 39 che leggeremo dopo e a cui so che lei è molto legata, che possiamo definire le poesie dell'addio. Ha piacere di dirci? Ce ne vuole parlare? Sì. Prima posso fare un passo indietro. Ci tenevo a spiegare questa frase che a me piace molto. Attraversare quei grandi deserti infuocati, gremiti di uccelli neri dal becco di cuoio. Ed è una frase di un'altra poesia, che però non ho fatto editare su questo libro, ma è solo un'antologia letteraria privata. Gli uccelli neri dal becco di cuoio rappresentano appunto le varie problematiche che si possono incontrare. Non potevano che essere neri e hanno il becco di cuoio, questo perché? Perché il cuoio è un elemento molto forte, un elemento che non si deteriora e quindi, come dire, ci vuole forza, ci vuole coraggio per affrontare un amico del genere. Ecco, e chiudo la 27, vado a vedere la 38. La 38 è un altro momento di vita personale sofferto, con una relazione che ho avuto con un ragazzo che aveva delle problematiche. E era un ragazzo che soffriva di dipendenza e quindi molto difficile da gestire e da portare avanti. E anche lì non mi sono scoraggiata, erano gli anni, poco prima degli anni 80, però era un periodo buio dove ancora della cosa non si parlava e quindi tutto doveva essere tenuto, come dire, un po' nascosto, se non anche troppo nascosto. Non c'erano strutture adeguate per poter aiutare queste persone. E io da sola mi sono ritrovata con questo ragazzo in frangenti anche maschili, perché io ricordi che delle volte non lo vedevo intorno, non lo vedevo nella discoteca dove ci si trovava di solito, con grande coraggio prendevo, avevo una piletta,
e andavo in spiaggia, la discoteca era a ridosso dei Murazzi al Lido di Venezia. Andavo in spiaggia a cercarlo, io la donna, e quindi ecco, la prima poesia, la 38, su questo tema ce ne sono, oltre a queste due che andiamo a leggere, ce ne sono altre tre, se non erro, che parlano di questo ragazzo che purtroppo dopo è anche deceduto, perché ripeto, erano anni dove non venivano assolutamente aiutati e dove sembrava quasi una vergogna palesare la situazione per salvare un figlio. Anzi, io ho visto piangere tanto questi genitori, ma non si sono mossi, e io da sola cosa potevo fare? Niente. Leggiamo. Sì. Andiamo a leggere la 38. Occhi azzurri, sapore di fata, mi avete tradita. Seguivo sul muro le verdi lucertole, strappavo le ortiche nei campi di grano, svuotavo bicchieri di sabbia nel primo mattino. Assonnata, stanchi gli occhi nel tardo risveglio. Lontano, suonava sempre una campana, la nebbia. Mosaico corroso dal padre amore al quale non mi sono mai ribellata. Eppure ho pianto nel parlare di te alla voce dell'anima. Quante volte ho detto basta, quanti finali tra l'abitudine della tua bocca e l'amara realtà. Leggiamo subito la 39, visto che l'argomento. Ho attraversato di corsa questa mia foresta vergine. Per lasciarla così, ad occhi chiusi mi sono portata davanti all'infinità del mare. Gli ho regalato i miei pensieri, sono annegati nel suo nulla, annullandosi. Non mi sono mai voltata indietro, fuggivo. Ho lasciato cadere dal cielo le stelle la notte di San Lorenzo, sole, senza esprimere nessun desiderio. Le parole confermano. Cosa mi è accaduto alle spalle? Non so. Sono fuggita. Perdonami, amore. Non potevo arrestare questa mia corsa selvaggia, né donare il mio corpo con tanto desiderio o guardarti dormire invasa d'amore. Le tue mani che amo, lo sguardo azzurro, ho sofferto in silenzio, nata libera. Libera anche al tuo fianco non era lealtà. Si aprano le cateratte del cielo perché vedi su di te una luce nascosta. Abbiano gli angeli la volontà di mascherare i tuoi vizi, la mente corrotta, l'incomprensione di chi ti ama. Gli occhi sbarrati sono fuggita, celeste di te, a denti stretti, per cancellarti a forza, dovevo. Perdonami tu, amore, perché io non posso. È il tempo il rimedio che addolcisce il dolore, lo stesso tempo che scandisce col passare delle ore le delusioni del sogno che svanisce e dell'assenza dell'uomo. Una donna che riflette sulle esperienze della sua vita in una alternanza tra l'intensità e le ineffabili dolcezze dell'incontro e i rimpianti che lasciano il sapore dell'amaro in bocca. Una sottile contrapposizione tra la vita ancora da vivere e la morte, intesa più che altro come morte e silenzio dei sentimenti. Strappavo le ortiche nei campi di grano, abbiamo sentito, svuotavo bicchieri di sabbia nel primo mattino, assonnata, stanchi gli occhi nel tardo risveglio.
inevitabilmente affiorano la sua anima, l'anima del Rizzo, la sua grande paura, la radicata fragilità, l'immensa solitudine e la lacerante mancanza di amore che la Rizzo urla a modo suo attraverso una scrittura ironica, pungente e diretta. I versi rivelano una donna in continua lotta tra la voglia d'amare e il desiderio di fuggire da un amore che si è spento ed è solo dolore. Non c'è raccore nelle sue parole, ma solo il bisogno di porti in cui approdare, desiderio nuovo di tenerezza e di comprensione. Però il mondo si ricrea nella speranza, sentiremo nei versi del numero 30 che leggeremo tra un po'. Quanto è importante la speranza e come può ridare vita al nostro viaggio? La speranza è importantissima, però dietro alla speranza il discorso è sempre lo stesso, ossia ritorna sempre, torniamo indietro, nel senso che per andare avanti ci vuole una certa tipologia di carattere, ci vuole una certa personalità. Questa per me non è stata una passeggiata, come ho detto 2 minuti fa, anzi credo che sia stata una delle pochissime, rarissime volte in tutta la mia vita dove ci ho messo un po' a rialzarmi io personalmente, anche perché a un certo momento quando stai con qualcuno che come se fosse un fantasma, per quello che stava vivendo lui e stava provando, ti viene detto: cara Annalisa, cosa va avanti così? O te o lui, ossia tutti e due che andate al dirupo tutti e due, tu tra virgolette stai bene, sei normale, staccati, tanto ormai per lui non c'è niente da fare. Sono parole, state parole pesanti, chiaramente, però non c'erano altre soluzioni. Poi la speranza di continuare magari viene in modo maggiore, perché dici: beh, dopo aver provato ciò la vita cambia, vedi tutto sotto un altro aspetto, però vi è ragioni. E anche se all'inizio c'è stata sempre una comparazione e una difficoltà, adesso io non so come spiegarvelo perché bisogna provarle certe cose, una difficoltà ad andare avanti e anche verso una difficoltà nel creare nuovi rapporti con altri uomini, perché poi bene o male il senso di colpa anche di aver lasciato questa persona ti rimane, perché io mi sono chiesta per anni appunto: ma forse avrei potuto fare questo, potevo muovermi, potevo uscire dall'isola a chiedere ad altre persone, potevo fare quell'altro. Alla fine non è andata così, e come io che appunto ho un carattere abbastanza forte mi sentivo molto sconfitta in questo, e c'è stato un periodo in cui mi sono proprio chiusa, nonostante la mia personalità forte, un po' guardavo il mondo da arrabbiata, perché questo mondo non aveva ancora delle soluzioni per questi determinati problemi, con queste caratteristiche così particolari, così sottili e così lancinanti, uso la parola della preside, perché in effetti il dolore era lancinante per tutti coloro che volevano bene a questa persona. E quindi poi la speranza è l'unica via che si possa imboccare per ricominciare a vivere, e cominciando dalle piccole cose. Ecco, questa è un'altra cosa che lo ricordo benissimo, ho detto a Annalisa: comincia dalla natura, sei al mare, guardati fuori, ascolta il mare, ascolta, all'epoca c'erano ancora, lo dico in dialetto, e seghette,
ascolta il canto degli uccellini che cantano la mattina, che risuona la mattina così dolce, rasserenante. Io tra queste piccolissime cose ho ricreato, diciamo, ho cercato di calare un velo sulla mia sofferenza per andare avanti. E poi alla fine, si sa, il tempo bene o male cancella, fa mettere da parte un po'. Infatti nella lirica che leggeremo, la numero 30, alla fine sono ancora pronta a lottare. Chiuso fra i delicati petali della primavera, il mondo si ricrea nella speranza. Solo io, nell'animo, ho la nostalgia del passato. Nel loro lungo volo le rondini ricordano che sono tornate. Tornare nel passato, che pazzia. Ce la farò a riprendere il volo verso il futuro, nella speranza di non attanagliare ancora il tempo all'agonia tardiva di episodi lontani. Mi sono squarciata la gola di lacrime. È rimasto il destino di vivere. Lo prendo per mano. La strada è ignota. Sono ancora pronta a lottare. Bene, nel 45 che leggeremo tra un po', invece il tema si amplia, torna sulla società. C'è un momento, non ci sono molte poesie dedicate, molte liriche dedicate alla società, questa è una delle poche, però c'è una visione un po' negativa, perché i treni si fermano nel binario morto. E allora cosa pensa di questa società che non è attenta, che è indifferente? Cosa pensavo, perché il libro, come c'è scritto qua alla fine, è un misto tra poesie appunto abbastanza antiche che partono dagli anni 80 e poi si arriva agli anni 2000. E quindi evidentemente, appunto, due secondi fa l'ho detto, io un po' ero arrabbiata con la società, un po' la società è sempre andata così, diciamo, e quindi alla fine è saltato fuori questo treno appunto che trasporta tutti noi, che però evidentemente aveva ancora sulle spalle quello che io avevo passato, e quindi è nata questa poesia un po', come si può dire, di denuncia, sì, dove non sono contenta di quello che mi vedevo attorno e mi sentivo ancora abbastanza demoralizzata di ciò che avevo passato, per cui alla fine è nato È perdente il nostro viaggio. Andiamo a leggerlo. È perdente il nostro viaggio. Alla fine noi qui non vinceremo. Precipitano i valori tra i binari freddi e paralleli di una società troppo materialista e violenta, genitrice di apparenze e tecnologie portatili. Una società falsamente buonista, quanto troppo esigente. Questo treno arriverà al capolinea di una piccola stazione dove il binario è morto. Alla fine non vinceremo. Nessuno lascerà il suo egoismo, nessuno ci crede. Tante stazioni, troppi treni, un mare di indifferenza. Sì, è vero che è scritta un po' di anni fa, però credo che questa analisi della società sia fortemente attuale, credo. Bene, però ci avviamo verso la fine, ma ci avviamo con l'ultima lirica, che è un
a mio avviso un tripudio di coraggio e di speranza. Le poesie da un lato esprimono le mille sfaccettature della separazione, dall'altro sono un messaggio di coraggio, un modello anche per altre donne, un dire: non arrendetevi, non abbiate paura di riprendervi la vostra libertà, cercate di ritrovare in voi stesse la gioia di vivere e la ragione del vivere. A volte autobiografiche le liriche, sono ancora pronta a lottare, afferma Larizzo, ma con l'aspirazione di andare oltre se stessa e di ritrovare elementi di assolutezza riproducibili altrove. Alle donne è diretto un monito chiaro. Le donne devono sapere individuare e far emergere la forza che hanno dentro di sé e la devono saper nutrire. Non è necessario andare in fretta, si può anche fare un passo alla volta. L'importante è scoprire nella propria anima la speranza e la potenza irriducibile della vita. Il mondo si crea nella speranza. E in avanzo lentamente è possibile cogliere tutta la speranza di costruzione di un futuro. Non ho pensieri, ma immensi abbracci di sogni che sceglierò ad uno in un futuro paziente, sicuro di sé e del suo avvenire. Sono alcuni versi. Io vivo comunque, una forza interiore si erge al di sopra dell'incedere sofferto in una conflittualità fatta di giornate apparentemente senza senso, caratterizzate da mille prove tormentose, capaci di suscitare tempesta dell'anima e vortici di oscurità. Il lessico stesso è vigoroso e nasconde una passionalità. Leggiamo la 60. Avanzo lentamente, senza far rumore. Non lascio impronte nel mio camminare. Ascolto il fruscio del silenzio. Guardo la luce del buio ed il buio della luce. Non ho pensieri, ma immensi abbracci di sogni che scioglierò ad uno in un futuro paziente, sicuro di sé e del suo avvenire. Respiro l'essenza del nulla per cancellare il presente. Ora ho un deserto su cui costruire, dove non voglio trattenere il fiato. Allora inspiro profondamente quello che ancora c'è ed espiro piccole gocce di pioggia cristallina per imbrogliare l'anima e mantenerla viva. Aspetto luccicanti meteore da cogliere al volo. So se vuole aggiungere qualcosa. Niente, appunto, si va avanti a prescindere, e quindi qua dice: ora ho un deserto su cui costruire, per cui difatti una caratteristica della mia personalità, ringraziando il cielo, da una parte è questa: quando mi succede qualcosa di negativo, sì, lo vivo, poi dopo c'è la sofferenza, dopo un po' è dimenticato, quindi nel momento in cui è dimenticato, ecco che arriva il deserto dal quale poi si ricomincia ed è vuoto, quindi si può mettere, rifare completamente tutto da capo, per cui appunto è un messaggio di forza, non bisogna mai abbattersi, se qualcosa non va, prima o dopo rimarrà alle nostre spalle, senza ombra di dubbio. E mi piace la frase: espiro piccole gocce di pioggia cristallina per imbrogliare l'anima. Ecco, quasi quasi me la fossi raccontata, o se la possa, volendo, ci se la può raccontare ugualmente, per andare avanti. E quindi c'è proprio bisogno di chiudere, come di mettere dei paraventi là dove ci sono state le problematiche. Quindi metto il paravento, non ti vedo più e vado avanti, il mio deserto appunto è vuoto e posso costruire quello che voglio
una città, una piscina, a seconda insomma appunto di poi di come, che carattere ho. Aspetto luccicanti meteore da cogliere al volo, anche questa appunto è una frase molto positiva, perché bisogna essere svelti a raccogliere le cose belle quando arrivano, perché purtroppo le cose brutte ce le ritroviamo già improvvisamente come docce fredde sulla testa. Bene, un viaggio, quello che Larizzo compie e ci fa compiere, un viaggio anche nel femminile, nell'intreccio inconoscibile di passioni e di inquietudini, sentimenti che soltanto l'amore può svelare, i misteri che lo proiettano verso mete sempre nuove, che scorrono con intensità magnetica, a tratti ipnotica, lasciando il lettore nella concentrazione inconscia. La scrittura viva, decisa, incalzante, spesso utilizzata anche come autoanalisi, diventa momento di sfogo, luogo in cui l'ira si stempera, dove il ricordo diventa nostalgia, dove la passione si fa amore. Il laccio che la stringe alla sua solitudine diventa fonte di forza e arma potente per combattere, e non cade mai nella noia o nella retorica. E allora anche noi concludiamo con: non ho pensieri, ma immensi abbracci di sogni. Quali sono le sue prospettive? Prossimo libro? Prossimo libro, Oltre i raggi di sole. Lì lei prima ha detto che in questo libro c'è più amore e si parla meno della società. Nel prossimo libro invece ci saranno molti attacchi alla società. Difatti ho preso in mano anche lo stupro, dove c'è una lirica appunto che parla di una ragazza che decide tenere questo bambino, nonostante come sia stato concepito, ma questo bambino non lo saprà mai e lei porterà avanti questa gravidanza. Poi ci sono tutte le varie tematiche arrivate ultimamente appunto in questa nostra società, queste accettazioni, dicono che siamo una società omofoba, queste accettazioni delle famiglie arcobaleno, c'è molto, diciamo che il secondo libro è piuttosto, cioè meno amore, è piuttosto sotto queste pragmatiche situazioni che un po' alla volta la società da com'era sta portando avanti tanti cambiamenti, insomma, ecco, e vediamo come andrà a finire, insomma. Però non mancano, qualche poesia d'amore c'è anche sul secondo libro. Dopo, vabbè, c'è una raccolta di racconti, anche quella già pronta, devo prenderla in mano, questi sono molto leggeri. E è un saggio breve, ma per quello ci vorrà tempo. Farò un saggio breve che parla sulle persone vegetariane e vegane, e io andrò a dimostrare che le persone vegetariane e vegane, praticamente al 90%, hanno avuto una problematica emotiva o fisica mai risolta. E qua però ci vuole un lavoro lungo. Sì, una grande sfida, e noi siamo curiosissimi, siamo in attesa delle sue prossime produzioni. Bene, non so se ci sono... Volevi dire qualcos'altro? Allora, voi del pubblico avete qualche domanda, qualche curiosità da porre ad Annalisa, visto che abbiamo la fortuna di averla qui questa sera? C'è qualche chiarimento su quello che è stato detto, su quello che avete sentito del libro? Tutti perfettamente soddisfatti dalla presentazione? Ti faccio io una domanda, Annalisa, anche se io e te ne abbiamo già parlato ieri sera al telefono, ma magari per incuriosire qualcuno del pubblico,
sul fatto che nel tuo libro, nei tuoi frammenti, nelle tue riflessioni di vita non ci siano dei riferimenti concreti a nomi, persone, luoghi geografici definiti. È stata una scelta voluta, magari per rendere più condivisibili ancora questi, queste riflessioni, perché alla fine noi le leggiamo scritte da te, ma potrebbero essere anche dei momenti che abbiamo vissuto pure noi, simili appunto, come diceva prima anche la, la professoressa. Volevo solo chiederti questo. No, nelle poesie dove non c'è nessun riferimento vuol dire che io avevo deciso così. Dopo, se uno legge il libro, troverà altre liriche dove c'è Venezia, appunto c'è riferimento a Venezia e altro, qualcos'altro di simile. E per il resto non è una decisione mia. Ripeto, io non, a tavolino non scrivo niente. Vado a letto, una penna accanto a me e un foglio bianco. No, e la professoressa ride. E tantissime notti mi sveglio, prendo la penna, non vedo niente e scrivo. Poi la mattina divento matta perché sono geroglifici da tradurre. Riesco a ricomporre qualcosa, purtroppo qualche parola mi sfugge, poi devo cercare di mettere insieme il tutto. Però da qui si vede che come emergono le mie emozioni anche dormendo, ecco, questo da sempre, quasi sempre. Piccolo momento di vita quotidiana che abbiamo scoperto della nostra autrice, tra l'altro il mare, cioè tu sei veneziana, lidense, e il mare torna spesso, la sabbia, sì. Cioè sono veramente ricorrenti. Sì, ma difatti tantissimi autori, la Prestine lo sa, anche il Foscolo, Leopardi, hanno degli elementi comuni, ricorrenti, tantissimi certo. Autori. Ha fatto dei paragoni semplici, Annalisa? No, no, giustamente. Mi sono portati al liceo. Certo. All'esame di maturità. Sì, quindi abbiamo Leopardi, Foscolo, Rizzo, mi sembra una triade abbastanza... No, ma figurati, sai che mi piace... No, ma va benissimo, voglio dire... Volevo far notare che non era una cosa mia. Sì, sì, certo, l'elemento ricorrente c'erano un po' tutti gli autori. Metto Foscolo, Leopardi perché... Io li ho portati in relazione all'esame di maturità al liceo, per cui... Sarei curiosa di sapere cosa è successo poi. Io sono del partito Foscolo, quindi non so... Sì. Ah, ecco, immaginavo perché con Annalisa, come vi ho detto prima, non la conoscevo, ma si è creato da subito un legame particolare e queste sono ulteriori conferme di questa cosa. Benissimo, allora vi ricordo che le copie del libro sono acquistabili, ne abbiamo qui qualcuna, se volete approfittare per farvela autografare e dedicare da Annalisa è il momento giusto questa sera. Ringrazio Laura e Michela, veramente avete reso ancora più suggestive le parole di Annalisa con la vostra lettura, veramente emozionante, a tratti commovente, per cui grazie mille di questo e ovviamente grazie al sottofondo musicale di Samantha che ha accompagnato la serata. Noi vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana perché il festival continuerà ogni mercoledì fino al 6 marzo. La prossima settimana sarà la volta di Manuela Campalto che presenterà il suo libro Nastri Rosa. Affronteremo tematiche importanti, affronteremo discorsi sulla malattia dell'Alzheimer, quindi un tema abbastanza profondo, abbastanza importante anche quello di mercoledì prossimo. Vi aspetto, saluto il pubblico che da casa ci ha seguito. E se Samantha ci vuole salutare con una traccia musicale in sottofondo, ci accompagna in questo finale. Grazie a tutti.